Da qui Simona Bonafè, nel senso anche lei la pensa come molti, cioè che è uno scambio tra i due contraenti di governo? Sulla TAV, intende? Sì, Bah, TAV 18, no? Questo è lo sì, scambio a cui si fa riferimento. certo che sì, penso che sia assolutamente uno scambio. Io salvo Salvini dal processo e Salvini salva il Movimento 5 Stelle da questo impaccio, da questo impiccio sulla TAV. Però guardi, mi faccia tornare un attimo alle parole di Tria e al Sì. servizio che abbiamo visto, perché io mi domando. A chi giovi continuare a dire che a livello economico in Italia va tutto bene? Cioè, oggi arrivano dati dalla Commissione europea, dal Fondo monetario internazionale, addirittura da Banca Italia, dall'Ufficio del bilancio della Camera, che ci stanno dicendo forte e chiaro che siamo in recessione. Ieri l'Istat dava i dati della produzione industriale, calata pesantemente. Insomma, abbiamo tutti i dati economici che ci stanno dicendo che se non mettiamo mano all'economia, noi Cioè, dice, sono rischiamo tutti il sbarco. campanelli d'allarme questi. E invece si continua a dire, l'ha visto anche nel servizio prima, ma no, va tutto bene, va tutto bene. Allora, siccome tutto bene non sta andando, qui è chiaro che, e torno al caso TAV, qui è chiaro che nessuno dà la colpa al governo di questa situazione che chiaramente incrocia una congiuntura internazionale anche delicata, ma da lì a dire che va tutto bene, fregarsene, non mettere mano a misure che potrebbero già essere prese, noi abbiamo davanti una manovra che andrà a peggiorare questa situazione e ciò nonostante appunto ci si permette di dire no alla TAV e ci si permette di continuare a stare su un dibattito surreale, perché noi è da 2 mesi che parliamo di Salvini se vada salvato da un processo o meno, cosa che peraltro è successa, insomma. Invece come concentrarci sulle questioni che oggi interessano la vita Cioè dei lei dice la cittadini. questione delle questioni, la madre di tutte le questioni è quella È lo economica. stato economico e guardi che se si continua a prendere in giro gli italiani, e insomma l'abbiamo visto anche cosa è successo a Taranto, a continuare a dire che sull'Ilva si andava in un certo modo e poi si è presa un'altra strada, insomma mi sembra che qui c'è qualcuno che lo può testimoniare che cosa significa poi prendere in giro i cittadini. Allora smettiamola di prendere in giro i cittadini, Allora. cominciamo a dire che l'Italia sta soffrendo, cioè che l'Italia è in una situazione economica di disagio. Non a caso le cifre della Commissione europea oggi fanno vedere che l'Italia è fanalino di coda sulle previsioni di crescita. Allora, vogliamo lavorare per quello o vogliamo continuare a Allora, facciamo parlare di così. Salvini e del suo processo? Adesso